Amici Sportivi con Silvia Folloni, una brava e bella corridora professionista di Castellanza, oggi qui anche lei a Gattinara per l'occasione e la presentazione di questa manifestazione, 1000 km in meno di 31 ore. Tu sei stata prescelta a fare la madrina, quindi è un ruolo anche importante. Sì, sì, sono molto contenta di questa opportunità e faccio il mio in bocca al lupo a Orlando. Però tu sei anche una corridora professionista e quindi ci devi raccontare sinteticamente quest'anno come sta andando. Ma per adesso abbastanza bene, ho iniziato a correre ai primi di marzo a Montignoso in Toscana e rispetto all'anno scorso sto pedalando molto meglio, purtroppo qualche gara sono rimasta coinvolta in qualche caduta di gruppo, però sono contenta dei risultati che il duro lavoro in allenamento sta portando. Volevo chiederti dove nasce questa passione per una bella ragazza come te per le due ruote. Ma in realtà non lo so bene neanche io. Ce l'avevi dentro? Sì, diciamo che sono un po' nata così. No, vabbè, mio zio correva in bici e mio nonno aveva una società, organizzava le gare per i giovanissimi. Io spesso andavo a vedere, però diciamo che nessuno mi ha mai fatto provare o chiesto di provare. Sono sempre stata io che chiedevo di andare a vedere le gare, di andare in bici e insomma è tutto nato da me. Allora, so che sei laureata e che presto concluderai il percorso universitario con il master, giusto? Sì, sono laureata in scienze tecniche e psicologiche alla triennale e mi manca un esame e la tesi finale per prendere la laurea magistrale in psicologia clinica e se tutto va bene dovrei laurearmi a ottobre. Allora, per forza andrà bene, però ecco, amici sportivi, a volte si dice che chi fa sport non riesce ad avere questo connubio col mondo degli studi, non è proprio così, guardatela, bella, brava, intelligente, facciamo tutti il tifo per lei, perché se magari nei prossimi giorni qualcosa potrebbe succedere, magari ti rivedremo prossimamente al Giro d'Italia. Sì, se tutto va bene forse parteciperò al Giro d'Italia e pochi giorni fa è arrivata una chiamata da una squadra che è stata invitata. A giugno passerò dal team Ziraf, che ringrazio per questi anni, mi sono trovata molto bene, alla Conceria Zabri Fanini e spero appunto di meritarmi anche l'iscrizione al Giro d'Italia, che per me sarebbe... Top. Il sogno, insomma, partecipare al Giro d'Italia penso sia il sogno di qualsiasi ciclista, di tutte le atlete, perché è l'appuntamento più importante. Amici, c'è anche l'umiltà di chi sa stare nel posto giusto al momento giusto, quindi intanto goditi questo momento come madrina e poi verremo di nuovo a trovarti per portarti fortuna anche a te per il tuo prossimo imminente evento che è il Giro d'Italia. Grazie mille e niente, spero di alla prossima intervista di avere altre buone notizie.